Niente, penso di aver iniziato questo video, penso un 6-7 volte, è un bel casino, ma sì, siamo qui, sono molto contento, sono davvero molto contento perché è il mio artista preferito, è il mio rapper preferito, di conseguenza, come tutti voi che avete un rapper o artista preferito che sia, quando esce un suo progetto, un qualcosa di suo, siete sempre un po' più entusiasti e curiosi di ascoltare. Pensate a me che non ho ancora ascoltato questo brano qui e siamo a venerdì, ore 17:37. Ok, quindi ecco, sono un po' indietro, ma sto recuperando tutto e nulla, siamo qui. E basta. Settimana prossima esce il disco. Quindi una bella introduzione generale fatta come si deve, la faremo settimana prossima. Oggi iniziamo, mettiamo un piede, ecco, dentro questo nuovo progetto e sentiamo un po' cosa da dire. Perché da come ha detto lui di cose da dire ne ha e noi siamo qui ad ascoltare. Perché questo va fatto con Night. Eh sì, siamo qui con Night. Oltre a questo singolo qui, andremo ad ascoltare anche quelli che sono i due featuring che ha fatto uscire, insomma, che sono usciti questo venerdì, perché così facciamo tutto in uno ed ecco, non voglio riempire il canale di reaction a Night, mi sembra esagerato, quindi ecco, nei prossimi giorni ci vediamo con il resto anche delle canzoni che sono uscite durante questa notte di venerdì, questo giovedì notte, vabbè, come volete dire. Niente, detto questo, intro. Buon gente, bentornati nel canale, qua è Dani, oggi siamo qui in questo nuovo video. Night è tornato, possiamo dirlo, e quell'habitat lì lo abbiamo sentito mille volte durante sia Mood che Doom, ok? E ovviamente mi arriverà anche Habitat, perciò sì, andremo a fare la tripletta. Questo Habitat qui risuonava più volte in tante canzoni, e quindi sì, era telefonato il titolo del disco, l'avevo detto già penso secoli fa, però insomma, ormai siamo qui. E il primo singolo che esce, che ci presenta un po' questo disco, è Provare qualcosa. Titolo che mi preoccupa molto, ma davvero tanto. Signori, provare qualcosa, ti prego. Sono davvero tanto curioso, ovviamente. Testo sott'occhio. Chi sono io per gli altri senza la mia ombra? Sono insieme cosa importa? Provare qualcosa. Chi sono io per gli altri senza la mia ombra? Mamma, che vibe che mi C'è il dai! Che posto dentro vibe! Eccole là, i ritornelli, i post ritornelli che canticchierò per i prossimi mesi e anni. Mani che stringono, il fiato che manca. Le mie mamma si non sa che sono la cappa. Che non ho, voglio fare cose di nuovo stampo. Evito le droghe ma non ho scampo. Faccio Wow. la casa, non trovo un posto, so che non basta, quelli come noi. Poi. Sono io per gli altri senza la mia ombra, sono insieme. Mamma mia che sensazione strana che dà. Dove sono per te, per lui, per lei. Senso di vuoto che c'è addosso. Di esserci uguali come se non fossi. Pure resti indietro e muori di fretta. Ti ricordi che cercavo di piacere? Che non c'è canzone in cui trovo il centro. La mia vita è di essere forte. E non mi permetto di essere debole. Dimmi quello che vuoi. Prendo tutte le cose così ti accorgi che resti ancora triste. E non di tutte le cose che esistono. Wow. Ah, bastardo! Quel finale! Quanto mi siete mancati, ragazzi! Quanto, quanto, quanto! Occhio! Eccola lì, Habitat. Questa vocina maledetta che è risuonata in diverse canzoni più volte. Habitat Analysis, Habitat Research. Basta, non ne potevo più, avevo bisogno della definizione. Habitat, punto. Siamo qui. Mamma mia, che sensazione strana, ragazzi. Perché, vabbè, poi lo dirò magari meglio in una intro per quanto riguarda il disco. Quindi, settimana prossima. Però, dico sensazione strana perché percepisco davvero tanto e non sto scherzando. Sarà perché ormai questi due dischi li so a memoria, li ho mangiati e stramangiati. Sono stato anche live, sono stato in firmacopie, ne ho viste di ogni. Quindi, questi due dischi li ho vissuti molto bene e li ho vissuti con l'esatto stato d'animo che volevano trasmettermi questi dischi, perché sono capitati perfettamente nei momenti giusti in cui andavano ascoltati. Di conseguenza sono due dischi che ho assimilato talmente tanto bene e che ho compreso talmente tanto bene che ormai percepisco davvero la sensazione che vuole darmi questo disco qui, e credo di essere pronto e di avere l'esatto stato d'animo che questo disco vorrà trasmettere. Ho questa sensazione. E qui, ragazzi, siamo di fronte ad una canzone che è davvero quasi un mix, mi ricorda magari tanto un mood. Ok, è un mood, parlo del disco, quindi è bene o male leggero nella sua musicalità, però d'altro canto ha la maturità dei testi
di Doom. Parlo di mix proprio per questo. Poi ripeto, lo farò questo discorso anche nel disco, nella reaction al disco, però visto che ce l'ho, la dico ora. E mi dà proprio questa sensazione, mi dà questa sensazione, una musicalità molto più leggera e spensierata, ma i testi più maturi e consapevoli. Bello. Porca miseria, chi sono io per gli altri senza la mia ombra? Soli o insieme, cosa importa se non sai chi ti circonda? Cercare un posto dentro, andare fuori rotta, guidare con la pioggia, provare qualcosa. Poi post ritornello di quegli infami che tu canticchi ricanticchi con proprio le lacrime e il cuore in gola, o con la spensieratezza, cioè proprio uno di quei post ritornelli che vanno bene in entrambi i casi. Mani che stringono, il fiato che manca, mi ami o mi ammazzi? Non so cosa piangi, mo, il tuo amore cambia. Giura a qualcuno qualcosa di finto, non sa che sei un'altra. Giuro a qualcuna qualcosa di più di te, ma è solo la calma che non ho. Voglio fare cose di nuovo stampo, evito le droghe ma non ho scampo. Tu mi hai fatto gli occhi di un uomo stanco, sto pensando il cuore come lo salvo. Non c'è una casa, non trovo un posto, so che non basta quelli come noi, la prenderò come viene, stare da soli per stare insieme. Poi ritornello post ritornello e la seconda strofa mi ha ucciso, soprattutto per il flow che ci ha preso, ma poi per quel bastardo che ha messo alla fine, che proprio ho percepito il ghigno, porca miseria, l'ho percepito, zio K, e quindi mi ha preso proprio nel cuore quel... Ok, mi chiedo chi sono per te, per lui, per lei. Senso di vuoto che c'ho addosso. Odio certi ruoli che come se non fossero. I miei vestiti nuovi non ne indosserò. Sei diverso, dici come fosse solo un difetto. La cultura dicevi vivi di fretta. Oppure resti indietro e muori di freddo. Raga, faccio fatica a leggerla. Rapparla è un bordello, davvero. Ti ricordi che cercavo di piacere? Come tutti che cercano di piacersi. È l'accettazione di me che cerco. Perché non c'è canzone in cui trovo il centro. E qui va a prendere quello che diceva in Arrivo, in Doom. Quindi cerco il centro tra l'arte e l'intrattenimento. Cioè, quindi proprio non lo trova. Non trova il centro, quindi. E questo è un bel dubbio, questo è un bel dilemma. Figo, bello. Qui apre di quelle porte giganti. E soprattutto a domande che ovviamente banalmente vorrei fare. A distanza comunque di 2 anni da quella volta. E ovviamente trovate il video nel canale. Una vita che dico di essere forte e non mi permettono di, e non mi permetto di essere debole. E da, che poi anche questa mi sa che è ripresa. Debole, debole, debole. Ed è quando scopriamo che vedi chi sono. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Che scopriamo chi siamo dietro le regole. Che non sono, che non fanno per noi, baby. Dimmi quello che vuoi, che ti prendo tutte le cose. Così ti accorgi che resti ancora triste. Mamma mia, bella questa cosa qui. Il senso materiale che anche se hai tutto il tutto quello che vuoi, in qualche modo rimani triste nell'animo. Sai che non parlo male dei soldi, però a volte mi fisso. Vorrei saper fare a meno, più o meno, di tutte le cose che esistono. Madonna, ti giuro, non ti sopporto più, William. Ragazzi, bellissima canzone. Sono davvero contento. Sono davvero contento. E produzione di 3D, che manco stiamo qui a dirlo. Questi due ormai hanno trovato davvero una sinergia fuori dal comune che supera davvero tante, 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 tante coppie all'interno del panorama italiano. Io, vabbè, forse sarà perché sono mega fanboy e sono i miei preferiti. Però mi verrebbe da dire che non ce ne sono al loro livello. Però facciamo così, facciamo un passo indietro e diciamo sono tra i più. Forse è giusto così, diciamo sono tra i più, così siamo imparziali. Signori, sono contento e davvero non vedo l'ora che arrivi settimana prossima, perché non resisto, ora non resisto sul serio. Signori, mettiamo un attimo da parte questa bella perla, questa nuova bella perla del nostro caro amico William, e procediamo, andiamo a sentirci 2 featuring che sono usciti. E ora, sì, sono un po' dubbioso, sono onesto, qui sono dubbioso perché Carl Brave, ragazzi, a me non piace, non mi è mai piaciuto, ho sempre fatto tanta fatica a mandarlo giù perché è uno stile che a me non fa entusiasmare, di conseguenza farò un po' fatica, ok? Quindi prego Dio che Night mi aiuti un po' in questo. E poi abbiamo Rose Villain, che ho rivalutato con l'ascolto del disco Gotham, Gotham e basta, era, non mi ricordo, Radio Gotham, mi sembra. Abbiamo fatto la reaction in live su quello viola, e quindi chi se l'è vista se l'è vista. Di conseguenza la canzone in questione è Rimpianti di Carl Brave featuring Rose Villain e Night. Bella la parte di Rose Villain, ragazzi. Io te lo passo e tu ripassi per tenermi vivo. È stato un out out, mi hai fatto un out out. In quello stesso momento le nostre ombre al muro che restano appese. Ok, ok, se era questa la strofa sua, va bene. Ok, mi piace. Oh no.
cosa mi importo. Chiudo il tuo che non siamo d'accordo. Gira così non me ne accorgo. Instabile, mi ricordo del buio in cui stavi te. Tutto il mondo mi parli da giorni. Fai la strana marcia tra i maggiori. Ehi, il caos anche sotto il vuoto. Ci diciamo ciao l'amore che non provo più. Mamma mia, io vi giuro non ce la faccio più. Regà, piano, perché vabbè, allora l'ho detto prima di ascoltare la parte di Night, quindi sono serio, non è perché c'è Night. Partiamo da questo presupposto, vi prego, non fraintendete, so che ci vuole poco, ma sono serio. Credo sia la prima canzone di Carl Brave che sono riuscito ad ascoltare senza farmi venire, fastidio. È più un discorso di timbro, ragazzi, ok? È più un discorso di timbro. All'inizio magari sì, ho storto il naso perché ne ha iniziato con sta voce nasale che proprio non ce la faccio, ok? Però poi è cambiata e siamo riusciti a smussarla e farmela piacere in qualche modo. E poi ragazzi, Roseville intanto grandissima bellissima strofa. Poi questa canzone aveva tutto un mood quasi da, come dire, da teatro vuoto. Ok, quindi loro tre che cantavano in questo teatro vuoto questa canzone qui mi ha dato questa sensazione molto 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 bella, davvero tanto bella. E Rose Villain meravigliosa, leggerissima, pelle importante come voce nonostante sia stata comunque leggera, davvero bella, mi ha stupito tantissimo. Forse la parte anche questa qui, la strofa più bella di Rose Villain che io abbia mai sentito. E poi ragazzi è arrivato, cioè, Night con una tranquillità e violenza così allo stesso tempo, senza senso, proprio cattivo sto ragazzo qui, quanto rancore vecchio. Oh no, cosa mi porto? Di noi due, boh, che non siamo d'accordo. Girare intorno a te è come fare il raccordo, quando c'è traffico in testa ma io non me l'accollo. Spari a raffica, il fumo fa d'anestesia, così non me ne accorgo. Instabile, mi ricordo del buio in cui stavi te, ogni litigio andava a mio discapito. Usavo frasi che so che detestavi, se le parole sono l'arma peggiore, so come usarle per non darti ragione. Madonna, sei geniale. Tanto tu, mo, non mi parli da giorni, fai la strana ma c'ho drammi maggiori. Come cazzo fai a metterle giù così bene? Dentro me c'è fuoco, dentro te c'è poco, so già cosa pensi e cosa provoco. Non voglio il caos, anche se odio il vuoto. Ci diciamo ciao, è l'amore che non provo più. Chiudi una storia, poi ti fai più ruvida e perdi la stima che provi. Cerchi qualcosa che ti renda stupida e forse alla fine la trovi. È proprio il suo modo di scrivere, ragazzi, che mi stupisce ogni volta. So che sembra che stia leccando il culo, vi do ragione, può sembrarlo, però ragazzi mi sembra anche oggettivo, cioè ha una scrittura che è senza senso, davvero è senza senso. Bellissima canzone questa, sul serio, sono davvero serio. Bravi, bravi, bravo anche a Carl Brave, Carlo Coraggio, mi hai stupito. Guarda, sto giro ti dico dai, bravo. Sei salvo. Ebbene sì, e adesso arriviamo all'altro featuring che si trova nel disco di Mattak, nell'ultimo disco di Mattak. Parliamo della canzone Portachiavi Fit Night, ovviamente. Quindi Mattak, Night insieme mi fanno dire solamente tecnica. Troveremo tecnica? Io in realtà spero di sì. Abbiamo avuto due canzoni comunque con un mood spensierato, comunque tanto riflessivo. Ora secondo me potrebbe arrivare una traccia che è l'esatto opposto, anche se il titolo sinceramente mi fa pensare altro. Stiamo a vedere, vai. Niente ragazzi, mi sa di canzone riflessiva anche questa. Godo, eh? No, questa qua è tecnica spensierata. Vaffanculo. Guarda, metto già il mi piace sulla fiducia a sto pezzo. È un piacere battere, non sai l'emozione. Culo, mi tiro assieme col sole. Bello, bello. Non sto un passo dal malumore. Malmo, ho drammi in testa e nel domani li perdo ogni tanto. Ma bello. Voglio solo un modo, ricavi da allentare. Quando cadi devi ripetere mentale. La qualità è una qualità del male. Se ti senti la porta, sei le chiavi per entrare. Spettacolare. Quelle volte qui mi perdono. Io me ne butto fuori. Ma tu mi sembri già tutta fuori. Venite e ci spiamo i cuori. Sai già che a uscire dai guai non siamo buoni. Troviamo un libro con su scritto fine, sopra ci scriviamo i nomi. Stile. Chissà che cazzo è la vita, cos'è che non ho capito. Vivo di notte per sentire, sto bene con il mio ero. Apro le porte di un mondo. Io davvero vi odio. Playlist. Ragazzi, ma io cosa stracazzo vi devo dire ancora?
Cioè, Matt e Knight insieme creano una cosa devastante senza senso. Ovviamente il disco di Matt andrò ad ascoltarmelo, non in reaction, ma per conto mio, perché Matt mi piace molto, l'ho ascoltato tanto e niente, ora sicuramente il disco me lo ascolto e me lo godo per bene. Quindi, anzi, vi invito a recuperarvi le sue passate opere, perché merita davvero molto, è tanto sottovalutato, quindi fatevi un favore. Ecco, signori, però, sì, ho qua Groove di Cristo, Groove della Madonna, non so chi sia il produttore, YDN, non so come pronunciarlo, I don't know, perché lei, you don't know, penso sia you don't know, può essere, non ho idea, vabbè, comunque... Traccia della Madonna, Groove di Cristo, proprio stile da parte di entrambi, una tecnica senza senso, ma proprio stile classe, più che stile, classe. Meraviglioso il testo, meravigliosi entrambi, due timbri che stanno davvero benissimo insieme, e ragazzi, davvero due testi clamorosi, due testi strepitosi, io non so più che aggettivi usare, verso The Night, verso anche Mattak, bellissima, una delle canzoni più belle che io abbia sentito quest'anno, questa qui, per quelli che sono i miei gusti personali, ok? Signori, mi sento di dire solo questo, anche perché purtroppo non ho tanto tempo, devo andare via fra poco, di conseguenza chiudo qui, però chiudo davvero molto contento e chiudo confermando quella che ovviamente, insomma, sapevo già di confermare senza dubbio, perché lo sapevo, confermo la mia posizione per quanto riguarda Night, e non è essere leccaculo, perché non ne ho la minima intenzione, non me ne torna in tasca nulla, e anzi io proprio di indole non saprei farlo, dico solamente quello che penso e le cose come stanno, e cerco di essere più oggettivo possibile. Questo è quanto, io ragazzi vi aspetto intanto col disco di Night con Habitat settimana prossima, sabato penso, o domenica. Forse domenica, facciamo domenica, stronzi. E poi nei prossimi giorni con il resto dei video che deve uscire, ok? Signori, ci vediamo, statemi bene, mettete un mi piace, una condivisione, iscrivetevi soprattutto al canale, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste nuove uscite di Night. E nulla, godo, queste tre qui me le sparo in vena. Ciao!